L'amore. Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook, e di Musk Italia, la community italiana dei Musk sempre su Facebook. Nel 1985 fa esordio il brand dei Musk, che vorrebbe in un certo senso riunire le action figures viste precedentemente in G.I. Joe e le trasformazioni ed il camuffamento viste nei Transformers. Sicuramente veicolo iconico e più rappresentativo di tutto il brand è la Thunder Hawk, quest'auto che si trasforma in un jet molto semplice, però sicuramente appunto grande simbolo, un po' come Optimus Prime per la Generation 1 per intenderci, Thunder Hawk è per i Musk. Importantissimo il suo pilota Matt Tracker, che insieme al fratello Andy fonda il quartier generale dei Musk, il concetto dei Musk, il progetto Musk per intenderci. Addirittura inizialmente erano soci con Max Mayhem, che successivamente ruberà la metà dei progetti di Andy, brucerà in pratica, piccherà un incendio, distruggerà l'ex quartier generale di quello che saranno i Musk. E purtroppo lì morirà anche Andy. Dopodiché fonderà la Venom e succederà tutto ciò che vedremo nel cartoon, che abbiamo visto nel cartoon, tra l'altro di difficilissima reperibilità, però tra i ricordi e quello che si riesce a vedere, insomma, ci si arrangia come può. E quindi andremo a vedere questo iconico veicolo. Ma prima c'è da dire che solitamente nel cartoon è Matt Tracker che tramite il computer seleziona gli agenti segreti più idonei per la missione. Oggi invece saremo noi a selezionare lui. E dunque, personale selezionato Matt Tracker, pilota di auto e jet, nome di codice del veicolo Thunder Hawk. Iniziamo dall'action figure di Matt Tracker, ovviamente con la sua iconica tuta. Action figure snodata su collo, spalle, anche e ginocchia. Qui potete notare la sua iconica maschera, casco, chiamiamola come vogliamo, che è lo Spectrum, che gli dava la capacità di volare per brevi tratti. Qui con il suo compare Brad Turner. Ed eccoci all'iconica Camaro. È stato molto difficile trovare una copia con tutte e quattro le gomme delle ruote integre. Nella mia appena un segnetto sulla gomma anteriore sinistra, ma davvero è difficile trovarle integre. In questa copia c'è qualche segno del tempo che io chiamo fascino vintage di vita vissuta. Quest'auto è una vera superstar, non c'è tecnicismo che tenga, non c'è valutazione tecnica che tenga. Questo veicolo da solo rappresenta un intero brand che tanto ha segnato e tanto ci ha emozionati durante l'infanzia. La trasformazione è davvero molto semplice, praticamente basta premere questo pulsante in alto, allungare le alette che sono qui alla base degli sportelli e la trasformazione è fatta. Però, ripeto, non c'è tanto da valutare il tecnicismo. Questi sono giocattoli che abbiamo sognato, ma magari averceli avuti da bambini, appunto giocattoli con la G maiuscola, giocattoli da giocare, premi, si trasforma e via senza stare tanto a
trasformare le mezz'ore come si fa con i modelli odierni, che sono meravigliosi per noi collezionisti, ma appunto se parliamo di giocattoli, sono questi super giocattoli da trasformare e ritrasformare e passare momenti indimenticabili. Molto realistiche queste cinture per assicurare il pilota, in quanto per un discorso appunto realistico, senza quelle cinture volerebbe giù dal veicolo, anche se c'è lo Spectrum che gli permette di volare un po', però insomma volare giù dal veicolo sicuramente non deve essere una bella esperienza. Va detto che la Condor, nonostante più piccolina e apparentemente più semplice, è invece progettata meglio e più appagante, in quanto ha l'elica che, a differenza ad esempio di questa trasformazione, dove già si capisce insomma che tiri sugli sportelli, hai fatto le ali e praticamente, a parte il retro, che come avete visto, hai i reattori. La trasformazione finisce lì. Invece nella Condor abbiamo intanto, non è scontato come si va a formare l'elica, in pratica la parte retrostante si va a sollevare facendo scattare in automatico queste slitte sottostanti, dopo si vanno ad aprire queste eliche davvero ben congegnate, in più la parte sul retro. Tra l'altro di questo ho già fatto una video recensione qui sul canale per chi volesse approfondire della Condor appunto. E quindi tra i due, poi vabbè, che ve lo dico a fare, se avete visto l'altro video sapete, la Condor è stato il mio primo grande amore e sempre amore sarà. Tuttavia il fascino del simbolo iconico che trasmette questa Thunderhawk arriva davvero in modo incredibile e l'emozione è stata enorme anche per questa Thunderhawk. Altra cosa non facile è trovare una copia di questo modello con questi due missili sottostanti che in pratica scattano premendo i reattori e adesso vi farò vedere. Quindi se doveste cercarlo mi raccomando, attenzione che sia corredato di questi due accessori. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione. Vi invito ad iscrivervi al mio canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.